Ciao piloti, oggi siamo in una situazione che si fa un volo un po' diverso da tutti gli altri, nel senso che volevo fare una ripresa su tutta questa vallata di mandorli in fiore. Un po' sono in fiore, ora un po' no perché è già troppo tardi, ma vi assicuro che quando erano in fiore era una cosa bellissima. E cercherò di fare dei voli in bassa quota sopra tutti i mandorli e vediamo che video viene fuori. I mandorli, come vedete, sono qua, tutta una distesa proprio qui, è tutta una zona proprio di mandorli in assoluto, coltivazione di mandorli. Vediamo cosa viene fuori. Tutto è pronto, si parte e come sempre questo video è all'ora di sempre nel canale di sempre, che è Drone Generation, cioè il mio canale, va bene? Partiamo, tutto è pronto, il Phantom è acceso e partiamo con il decollo. Vediamo se tutti i parametri sono giusti, in maniera che poi partiamo senza problemi, avviando anche tutte le registrazioni del caso. Qui sembra tutto a posto, avviamo anche la registrazione della pantaglia, dello schermo. In un attimo partiamo. Accendiamo anche la registrazione dello schermo. Perfetto. Partenza. Qui abbiamo già 13 satelliti, per cui possiamo decollare. Il punto l'ha registrato. Riprendiamoci come di solito noi stessi. Salutiamo, ciao! Come vedete, tutto intorno qui non è altro che mandorli. Ora poi ci abbassiamo e facciamo delle riprese a bassa quota. Perfetto, ci giriamo, abbassiamoci. Andiamo, siamo su 13 metri d'altezza, quindi va benissimo. Andiamo piano piano. Ci possiamo abbassare ancora, Non molto, perché poi si rischia di prendere facciamo anche delle foto. Tutto prosegue bene, il segnale c'è. Questo è un altro campo di mandorli, vedete?
sono tutti mandorli praticamente. È una zona molto coltivata, eh? Andiamo avanti. Alcuni mandorli, vedete, sono fioriti, invece la maggior parte oramai sono verdi. È un peccato perché veramente qua quando sono fioriti è una cosa eccezionale. Ho visto pochi secondi fa, ho visto anche che qui va di molto l'allevamento del miele, produzione di miele. Va molto, eh? E lo collocano proprio in questi campi. Tutto è sempre a norma, tutte le regole. Mi sto girando per la telecamera perché se no non si vede niente. Qui praticamente c'era una casa, ma noi scappiamo perché se è di passaggio sopra le case va tutto bene, altrimenti non è buono. Siamo sempre a un 80% di batteria. Faccio alcune foto così le posso postare sui social network, perché alcuni social network accettano solo foto e video no. Quindi scatto foto per questo motivo, insomma. Sempre rimanendo sui 20 metri di altezza, potremmo anche abbassare un po'. 10 metri. Andiamo avanti. È un video un po' particolare, in quanto a me piace molto riprendere queste belle coltivazioni. Ecco, qui si vede un po' che sono fioriti. Ecco qua. Un po' fioriti, no?
Laggiù in fondo si vede la Sierra di Crevigliente, che oggi è una giornata molto nebbiosa e non si vede bene, anzi si vede piuttosto male. Si vede piuttosto male. Indietro. Per un momento c'era poco segnale, altre foto facciamo così. Consideriamo che ora sta montando, lievemente, ma sempre sta montando, leggermente in salita. Sto cercando di andare non forte, cioè piuttosto moderato. Continuo a fare altre foto, siamo al 66% di batteria. Che ne pensate di questo volo radente, eh? Ora voglio fare questa collina davanti. Sempre saliamo un poco perché voglio fare questo piccolo monte. Questa via qui è anche la via del Pastori, eh? Saliamo, vedi, si passa già ai 100 metri. Ci sarà un po' di vento. Di qua si apre la vallata di Hondón de los Frailes. Eccola qua. La percorriamo. Qui è anche la via del Pastori, come dicevo. Ecco, questa è la vallata di Hondón de los Frailes. Questa è la vallata proprio completa. Scenderla un po'. Andando piano. Si va avanti, sempre siamo su 2,50 d'altezza.
Però il 2,50 d'altezza non è rilevante, in quanto sempre ci devono essere 120 metri dal suolo, quindi non dal punto in cui ha decollato, ma dal suolo, cioè nel punto in cui si trova, dal punto in cui si trova al suolo, ci devono essere 120 metri, non di più, massimo. Ci giriamo, passiamo un po' di più. Fatto un'altra foto. Ancora avanti. Andiamo piano. Siamo a 60 metri. Giriamo e risaliamo. Ecco. Volevo effettuare una ripresa di questa costa, di questa parte rocciosa, di questa parte in evidenza. L'unica cosa, ora proviamo, ci fermiamo e la facciamo. Ecco, piano piano. Piano piano. Sta salendo una nebbia incredibile, non si vede quasi più niente. Praticamente ho fatto bene a rimanere a bassa quota perché altrimenti la visuale è veramente, veramente, veramente bassa. C'era questa cosa qua che volevo vedere. Ecco questa. Così. Ecco questa. Giriamo tutto intorno. Sulla sinistra vediamo che c'è una cava abbandonata. Passiamoci un pochino di più. Inquadriamo
Stranamente ora ha perso il segnale. No signal. Ha perso il segnale, stranamente. Go home. Ecco che è ritornato. Strano perché ero sulla linea della montagna, non ero passato dall'altra parte. Nonostante tutto, ritorniamo alla base, perché ho già visto che siamo al 34%, quindi rientriamo tranquillamente alla base. E così finalizziamo il video. Mi sto già vedendo. Ecco che lo vedo. Sopra la mia testa. La facciamo avanzare. Fermiamo la registrazione. Ecco qua. Bene. Allora, il volo è stato fatto, mi sembra abbastanza buono, diciamo, abbiamo ripreso molti campi di mandorli e al finale siamo andati lassù, su quella piccola, diciamo, montagna. Abbiamo perso il segnale in un'occasione, ma non lo so perché, eravamo rimasti dentro la linea, non siamo andati oltre il monte. Comunque, con Return to Home è ritornato, ho acquistato i pochi metri per poter riprendere il segnale. Ricordatevi sempre, se vi piace, di iscrivervi al mio canale, di mettere un like e fare via e vedere i miei video, che tutti i lunedì alla ora di sempre, nel canale di sempre, ci sarà sempre un nuovo video per voi. Grazie di tutto e un saluto a tutti, piloti compresi. Ciao!